ETG più Today, buongiorno, ben ritrovati, siamo insieme come sempre fino alle 11.30 in questo venerdì mattina. Tra pochissimo andremo ad aggiornarci attraverso le notizie dei siti di informazione dei quotidiani online, andremo a vedere insomma quali sono i titoli principali di oggi, ad approfondire alcune notizie. Vi dico subito che oggi ci dedicheremo in particolare a due tematiche con le nostre finestre aperte. La prima ovviamente è la nostra finestra aperta sulla Lombardia, vi anticipo, ma tra pochissimo ce lo dirà meglio la nostra collega Vittoria Dolci. Andremo a visitare o comunque a capire meglio il funzionamento di tutta quella che possiamo definire la macchina dell'emergenza urgenza, perché siamo nella sede di Areu, che è proprio l'agenzia regionale per l'emergenza e urgenza, e in particolare andremo a vedere come funziona la sala operativa, quindi da quando viene recepita una chiamata di emergenza, di soccorso, come partono poi tutto l'intervento e i mezzi che vengono poi messi in campo. Quindi tra poco apriremo questa finestra. Vi dico anche sul fronte come dire, dei nostri approfondimenti con i collegamenti via Skype, che oggi parleremo di un altro tema molto, molto sentito, e quindi futuri sposi all'ascolto, rimanete collegati, perché parleremo proprio di matrimoni. Ne abbiamo parlato tanto nelle scorse settimane con le varie riaperture, i vari passaggi. Cercheremo di approfondire proprio con il segretario generale di FederMEP, che è la Federazione Federmatrimoni ed Eventi Privati, quindi ritroviamo Alessandra Moretti, che ci permetterà insomma di capire un po' meglio come funzionano questi eventi, queste cerimonie, perché abbiamo sentito parlare di tanti aspetti che devono essere presi in considerazione. Quindi vogliamo capire effettivamente come si riparte e se gli sposi che magari hanno già dovuto posticipare le nozze dall'anno scorso sono pronti a ripartire in questi termini. Come vi dicevo, dovrebbe essere già praticamente pronta e collegata da Villa Guardia, quindi siamo in provincia di Como. La vediamo con l'elicottero, l'elisoccorso alle sue spalle. Do il buongiorno a Vittoria Dolci. Buongiorno Michela, sì, siamo nella sede della Areu, Agenzia Regionale dell'Emergenza e Urgenza. Tra pochissimo le nostre telecamere entreranno all'interno della sede operativa, perché scopriremo come funziona l'intero processo organizzativo, la macchina del soccorso. Partiremo ovviamente, come anticipavi, dalla chiamata, quindi dalla presa in carico, fino poi all'attivazione dei mezzi di soccorso, alla partenza dei mezzi di soccorso per intervenire. Ma soprattutto apriremo anche appunto un dibattito, un focus su come è cambiato il modo di lavorare della sala operativa durante appunto l'emergenza da Covid-19, come si è modificato l'anno scorso, quindi a inizio pandemia, parliamo appunto dei mesi di marzo 2020, e cosa è cambiato ad oggi, marzo, aprile, appunto maggio 2021. Un viaggio in cui appunto scopriremo nel dettaglio come funziona la sala operativa. Ricordiamo che appunto il Soreu de Laghi gestisce circa 2 milioni di abitanti. Lo faremo grazie a Matteo Caresani, responsabile operativo del Soreu de Laghi, e al collega, il dottor Dario Franchi, referente clinico del Soreu de Laghi, che entrambi ci accompagneranno appunto in questo viaggio alla scoperta appunto di come funziona proprio il sistema dell'emergenza urgenza. E allora tra pochissimo, Vittoria, quando incontrerai i tuoi ospiti? Come vi anticipavamo, quindi andremo a scoprire effettivamente come funziona questa macchina importantissima, che insomma dà modo a tutti noi di stare, come dire, di essere sereni, tranquilli nel momento in cui abbiamo un'emergenza, che c'è subito qualcuno pronto a venire a soccorrerci. Un altro approfondimento inevitabile, insomma, quello che ci diceva Vittoria poco fa, è anche capire come è cambiato il sistema, o comunque quali sono le necessità di oggi rispetto a quelle di un anno e mezzo fa, al periodo pre-pandemia, perché ovviamente la macchina del soccorso gestisce moltissime questioni, dall'incidente stradale a insomma, tutto quello che è il malore in casa e quant'altro. Ovviamente in questo anno e mezzo
mezzo si è dovuto fare i conti anche con l'emergenza Covid e tutto quello che ne è seguito. Quindi state con noi, perché davvero è un viaggio interessantissimo quello che riusciremo a fare oggi. Come vi dicevo in apertura, andiamo subito a vedere i titoli anche dei siti di informazione, dei quotidiani online, le principali notizie di oggi. Allora partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura è ancora dedicata alla tragedia del Mottarone, con gli sviluppi delle indagini. A novembre la verifica sul cavo, titola il Corriere della Sera in apertura. In due negano le accuse, rischiano pene altissime. Questo è il primo approfondimento, con i ruoli del gestore e di tutti gli altri enti coinvolti. Il cavo era stato sostituito nel 98, l'ultima verifica pochi mesi fa. E ancora l'unico sopravvissuto di questa tragedia, il piccolo Eitan, le prime parole alla zia: sveglio e reagisce alle cure, il bambino di 5 anni respira da solo e per i medici reagisce bene alle cure, un'equipe di esperti insomma per affrontare questa tragedia, per affrontare il lutto. Ricordiamo che Eitan ha perso tutta la famiglia in questa drammatica tragedia. E poi ancora l'aggiornamento invece sul fronte della pandemia e delle notizie ovviamente che ne conseguono, gli aggiornamenti sul Covid in Italia ci parlano insomma di dati che continua questo trend positivo, ci parlano di dati incoraggianti, con l'RT nazionale ancora in calo, è a 0,72, era a 0,78, quindi ci sono tutti gli aggiornamenti con l'ultimo bollettino e le novità. I colori delle regioni anche sono ovviamente un tema molto sotto i riflettori insomma in queste ore, lo abbiamo detto anche nei nostri telegiornali, la Lombardia ha ormai numeri da zona bianca, quindi il trend è incoraggiante. Allora come leggiamo dal Corriere della Sera, Lombardia e Lazio dal 14 giugno in zona bianca, tutta Italia libera entro un mese, iniziano le prime regioni in zona bianca da martedì, quindi andiamo a vedere che cosa accade appunto in Molise, Sardegna e Friuli. Oggi si decide anche il via al coprifuoco in queste tre regioni. Ovviamente poi se la curva epidemiologica continuerà a scendere, via via toccherà anche alle altre realtà. E poi ancora la cronaca che ci porta a Milano, alla sparatoria dei giorni scorsi alle colonne di San Lorenzo. Anche qui andiamo a leggere subito insieme la sparatoria venerdì notte alle colonne di San Lorenzo, nel cuore della Movida. Due persone sono rimaste lievemente ferite durante un intervento dei carabinieri in corso di Porta Ticinese. Stando alle prime frammentarie e parziali informazioni, leggiamo dal Corriere della Sera, tutto è accaduto poco prima della una di notte, quando i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di un tentativo di rapina. In particolare era stata segnalata la presenza di due uomini con due pitbull al seguito, che avrebbero aggredito un giovane di 23 anni mordendolo ad una gamba. Subito quindi è scattato l'allarme, è arrivata la prima pattuglia dei carabinieri, uno dei due uomini avrebbe poi aizzato il cane contro un militare di 32 anni, mentre uno dei due ha legato il cane e l'amico avrebbe scagliato il secondo contro il carabiniere. Il 32enne è rimasto ferito ed è stato poi trasportato in codice giallo al policlinico. Questi insomma dunque tutti gli aggiornamenti legati a questo evento di cronaca. Andiamo a vedere anche gli altri siti di informazione. ansa.it in apertura, quanto dicevamo poco fa, in calo l'indice RT nazionale a 0,72, c'è un rischio basso nelle regioni, in diminuzione anche l'incidenza, tra il 21 e il 27 maggio 2021 è di 47 ogni 100.000 abitanti. Tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso. Andiamo subito ad approfondire anche questo articolo, quindi con questi dati e questi parametri che sicuramente insomma fanno ben sperare. Una settimana fa l'incidenza era a 66, lo sapete che l'incidenza insomma ogni 100.000 abitanti è un parametro fondamentale. Secondo quanto si apprende i dati sull'andamento del coronavirus in Italia all'esame di cabina di regia per il monitoraggio della salute, che sarà presentato oggi, questa settimana
Secondo quanto riportato nella bozza del monitoraggio, scrive l'ANSA, tutte le regioni e le province autonome sono considerate e classificate a rischio basso secondo il decreto del 30 aprile del 2020. Tutte hanno un RT medio inferiore a 1 e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1. Continua dunque a migliorare la situazione anche sul fronte dei ricoveri dei malati Covid negli ospedali. Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, quindi questo è un altro dato sicuramente incoraggiante in questo momento. E poi sempre ANSA parla delle prime regioni in zona bianca, si parla anche delle discoteche. E ancora Draghi, questo è il fronte invece economico, Draghi accelera su governance, attesa per il Consiglio dei Ministri di oggi. Oggi appunto il Consiglio dei Ministri, in Consiglio dei Ministri le misure per le semplificazioni sulla governance del recovery. Se non si fa presto si rischia di perdere la prima tranche di 27 miliardi che potrebbe arrivare a luglio. Insomma, queste le notizie principali dell'ANSA. Andiamo rapidamente a vedere anche gli altri siti di informazione. Andiamo a Repubblica, ancora le regioni bianche, le regole per chi riapre, via il coprifuoco, mascherine restano tra gli obblighi, l'RT nazionale che scende ancora e come dicevamo un attimo fa anche il recovery, arriva il decreto, appalti semplificati, nuovo speed, misure per giovani e donne, insomma un passaggio sicuramente importante. Infine Open, oggi nuovi colori, le prime regioni in zona bianca dalla prossima settimana, ripartono piscine e matrimoni, dal Veneto alla Lombardia arriva, quando arriva l'addio alla zona gialla, quindi anche Open, l'apertura proprio dedicata a questo tema legato alle riaperture e alla ripartenza. E ve lo dicevo poco fa, di matrimoni parleremo anche noi oggi proprio per cercare di capire di più e come funziona organizzare un evento di questo tipo in questo momento, dove ovviamente le misure da rispettare ci sono ancora, e però insomma si può tornare a pensare di organizzare un evento di questo tipo. Ovviamente ne parleremo con chi di questo si occupa per lavoro. Andiamo a dare anche un aggiornamento rapido alla situazione oltre confine, ma di questo poi parleremo più avanti. Ci sono insomma gli aggiornamenti come sempre legati al contagio in apertura del Corriere del Ticino. Io credo che tra pochissimo potremo tornare a Villa Guardia, la regia poi mi dà un segnale quando siamo pronti a ritornare da Vittoria Dolci, proprio per iniziare questo nostro viaggio all'interno dell'Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza nella sede appunto di Villa Guardia, siamo quindi in provincia di Como. In attesa di collegarci con Vittoria Dolci, allora torniamo ai quotidiani online, andiamo a leggere insieme anche qualche altro articolo e qualche altro approfondimento. Vediamo anche sulla pagina della Lombardia, ovviamente in primo piano anche il lutto che ha colpito il mondo della danza, scomparsa, lo sapete, ieri Carla Fracci, quindi è inevitabile insomma il ricordo di questa straordinaria danzatrice e di tutta la sua carriera e ovviamente anche il suo legame con il territorio lombardo e con la sua Milano. E ovviamente oggi si apre la Camera Ardente al Teatro alla Scala, ovviamente il Teatro alla Scala le rende omaggio anche in questo momento e celebra la sua opera, mentre i funerali sono in programma domani, sempre appunto a Milano. Infatti vedete la Camera Ardente alla Scala, questa bellissima foto, addio a Carla Fracci, le lezioni capolavoro dell'Étoile. E anche sull'edizione cartacea in edicola ci sono numerose pagine dedicate proprio a questa grande donna. Dovremmo essere pronti per iniziare appunto il nostro viaggio a Villa Guardia. In questo momento insomma vediamo
l'elisoccorso, non so se Vittoria Dolci mi sente, ecco. Esatto, Michela. Sì, esatto, Michela. Stiamo inquadrando l'elisoccorso perché tra pochissimo sarà attivato, si alzerà in volo proprio per una missione. È arrivata proprio, ecco, adesso in questi istanti una chiamata nella sala operativa, è stata presa appunto dall'operatore, è stata presa in carico dall'operatore, tra pochissimo sarà attivato, è stata attivata appunto la campana, il segnale appunto che indica l'attivazione dell'elisoccorso. A brevissimo si alzerà in volo appunto per raggiungere la zona di destinazione, intanto in attesa appunto che il mezzo parta. Siamo in compagnia, ve l'avevo annunciato inizialmente, del dottor Caresani, responsabile operativo del Soreo dei Laghi, al quale chiedo, ecco, innanzitutto una panoramica. Stiamo assistendo proprio, ecco, in diretta all'attivazione di questo mezzo di soccorso, l'elisoccorso in particolare, e c'è stata adesso una chiamata, quindi... Sì, una delle tante chiamate che abbiamo ogni giorno, e per questa chiamata è stato ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso e di conseguenza è stata mandata l'attivazione e l'elicottero adesso si sta alzando per portarsi sul target. Sul luogo esatto, sì, dove è avvenuto l'incidente, lo stiamo vedendo con le immagini. La partenza in diretta dell'elisoccorso che si sta dirigendo verso appunto una situazione in cui è richiesto il suo intervento. Davvero siamo in presa diretta in questo momento, stiamo cogliendo il lavoro di tutte queste persone che vengono appunto in soccorso in tutte le situazioni più difficili. Non so se Vittoria è riuscita a capire dove è destinato oggi, in questo momento, insomma, l'elisoccorso, dove sta andando. Guarda, Michela, noi ci troviamo proprio fuori dalla sala operativa proprio per mostrarvi in presa diretta, come dicevi, la partenza di questo mezzo che è scattato appunto proprio adesso, pochi istanti fa, appunto fa la chiamata che ha richiesto l'utilizzo appunto dell'elisoccorso. Lasciamo spazio alle immagini anche perché, come potete immaginare, l'audio, dato che ci troviamo nelle immediate vicinanze, è abbastanza disturbato. Assolutamente, ecco, lo stiamo vedendo, si alza in volo. Ovviamente la necessità di questo mezzo si attiva, dottore, anche per le caratteristiche del luogo. Ovviamente in cui, ecco, adesso ripeto la domanda al dottore, dicevo, l'utilizzo di questo mezzo si attiva anche per le caratteristiche del territorio. Assolutamente sì. Da dove viene richiesta appunto, da dove si verifica? È una risorsa che poi dopo descriveremo le varie tipologie. È una risorsa avanzata, nel senso che c'è a bordo un infermiere e un medico rianimatore, e questo mezzo, a differenza degli altri mezzi di terra, ha appunto la caratteristica di potersi muovere più rapidamente su territori anche non raggiungibili dai mezzi di soccorso tradizionali. Ecco. E sappiamo che la conformazione del territorio, quindi della provincia che copre, ha queste caratteristiche, quindi evidentemente anche il fatto di poter contare su un mezzo del genere è assolutamente indispensabile. Ecco, allora, dottore, spieghiamo dove ci troviamo in questo momento. Allora, oggi siamo in sala operativa Soreo dei Laghi, è una sala operativa, una delle quattro sale regionali dell'emergenza extraospedaliera. Questa sala operativa copre il territorio della provincia di Como, Varese, Lecco e Nord Milanese, un'area circa di 2 milioni di abitanti più o meno. Naturalmente durante i flussi turistici questi numeri aumentano e l'attività per cui per noi è
stabile su tutta l'intera settimana, e anche nel periodo estivo non abbiamo nessun tipo di calo di attività. Ecco. Adesso siamo nella terrazza perché siamo appunto usciti per vedere l'elicottero decollare, poi quando volete ci spostiamo all'interno così possiamo fare un... Allora Michela, ti restituiamo per pochissimi istanti la linea, giusto il tempo appunto di spostarci all'interno e posizionarci nella sala operativa. Ok, a tra poco. Allora, abbiamo intanto visto appunto la diretta della partenza dell'elisoccorso e quindi questa squadra in partenza per andare a soccorrere sicuramente comunque insomma, nel territorio, il territorio di competenza non è soltanto quello della provincia di Como, quindi magari sarà possibile capire se l'elisoccorso appunto era destinato alla provincia di Como oppure a qualche realtà immediatamente circostante. Sappiamo che la Soreu dei Laghi ha un bacino di utenza di appunto quasi 2 milioni di cittadini ed è un punto di riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l'area del Legnanese. Insomma, interessantissimo capire come funziona tutto questo, tutta questa organizzazione. In attesa appunto di restituire la linea loro a Villa Guardia, stavamo proprio parlando dell'addio a Carla Fracci con la camera ardente alla Scala. Ci sono ovviamente delle immagini bellissime che ricordano Carla Fracci, che ricordiamo è scomparsa ieri in questo articolo del Corriere della Sera. Insomma, ci sono delle immagini e viene ripercorsa la sua carriera. Oggi la camera ardente, abbiamo detto, alla Scala di Milano, domani i funerali, gli stessi ballerini che oggi accoglieranno il feretro della grande ballerina prima dell'apertura della camera ardente nel foyer della Scala, l'avevano seguita nelle due masterclass su Giselle. Quei primi ballerini si commuovono ovviamente ricordando l'eredità di Carla Fracci. Questo dunque per completezza di informazione, stavamo appunto leggendo poco fa di Carla Fracci. Vittoria Dolci è già pronta, si è già trasferita all'interno nella sala operativa, quindi restituisco la linea. Sì, esatto, siamo all'interno. Allora, dottore, qui avviene il primo contatto, la presa in carico, quindi la chiamata. C'è un primo smistamento, si capisce l'urgenza, si affidano appunto dei codici a seconda della tipologia di incidente che viene descritto e poi segue appunto l'atto finale, quello che in realtà abbiamo visto prima, la partenza, l'attivazione del mezzo di soccorso. Ecco, ci spieghi come funziona? Allora, noi siamo una centrale che si chiama di secondo livello. Cosa vuol dire? La chiamata, il cittadino che fa la richiesta di soccorso tramite il 118 piuttosto che il 112, arriva in una centrale di primo livello che è il NUE, numero unico dell'emergenza, che per il nostro territorio è situato a Varese. Il cittadino dichiara qual è la sua esigenza, il NUE ha la responsabilità di localizzare l'evento, per cui limitare l'evento a un territorio più o meno preciso a seconda delle caratteristiche anche del territorio. Dopodiché passa la chiamata alle centrali di secondo livello, a seconda che sia un'esigenza sanitaria e le passa a noi, sia un'esigenza di ordine pubblico le passa alle forze dell'ordine, o un'esigenza tecnica, una richiesta di un intervento tecnico lo passa al 115 Vigili del Fuoco. Per cui questa è la prima fase del soccorso, della richiesta che noi non vediamo. Esatto. Okay, noi riceviamo le chiamate direttamente dal NUE. Esatto. Il NUE ci passa una chiamata in fonia, cioè l'utente, e ci passa una scheda informatica già definita con l'indicazione della località dove è necessario prestare il soccorso. Noi nella prima fase del soccorso abbiamo degli operatori tecnici che sono formati appositamente per questa attività e sono di estrazione soccorritori, per cui una caratteristica per fare questo lavoro è essere soccorritori certificati. Entra la chiamata e hanno a disposizione un filtro che sono delle domande strutturate ad albero per guidare l'utente a dare le risposte corrette e definire qual è l'ambito di intervento e definire anche qual è il codice di gravità della situazione.
che viene affidato quindi da questa persona che chiama, dall'operatore. Dall'operatore, sì sì, assolutamente. Noi abbiamo l'operatore tecnico che ha delle domande appunto strutturate che lo guidano nell'intervista all'utente. Ci sono vari filtri a seconda del tipo di intervento, se è un intervento incidente stradale, se è una precipitazione, se è un evento medico, nel senso un malore, piuttosto che ci sono vari filtri, ma le parti principali del filtro sono poi sempre quelle, perché le cose più importanti che noi abbiamo bisogno di sapere sono lo stato di coscienza della persona, cioè noi diciamo è cosciente, cioè è sveglio, se lo chiamate risponde. La seconda cosa che ci interessa sapere è come respira questa persona, per cui la domanda sulla qualità del respiro, respira, lo vedete respirare? Sì, no, come? Lo vede respirare normale? Non sono domande sanitarie, sono domande a cui tutti possono rispondere e che naturalmente gli operatori sono addestrati a fare nella maniera corretta e a recepire l'informazione. E queste domande appunto di cui lei ha fatto l'esempio sono queste che vengono utilizzate sull'intera casistica ovviamente, sì, sono quelle uguali per tutti. Poi ci sono delle domande più specifiche a seconda del ramo del filtro che poi si va a prendere, un incidente stradale chiederemo quanti mezzi sono coinvolti, chiederemo se ci sono aggravanti, nel senso se c'è un mezzo pesante coinvolto, piuttosto che se un motociclista se è stato sbalzato, le dinamiche dell'evento per definire e limitare un po' quello che è l'evento in sé e definire appunto la gravità di questo evento. Assolutamente. Dopodiché l'operatore procede ad assegnare quindi questo codice. Difatti, che appunto varia a seconda della gravità. Sì, e che viene... Scusi, la interrompo. Prego. E viene definito direttamente dal filtro, nel senso che è un filtro che si chiama pesato, per cui genera un codice di gravità per l'evento legato alle risposte alle domande che sono state date. Perfetto. Per cui questo è un po' la primissima fase. Dopodiché, dottore, cosa accade? Vengono attivati i mezzi di soccorso. In questo caso è come accade con l'attribuzione del codice, quindi a seconda delle risposte che vengono date a questo filtro si genera in maniera automatica poi un codice, come ci raccontava, sì. O è lasciato invece all'arbitrio dell'operatore quanti mezzi attivare, quali mezzi attivare? Allora, giriamo un po' il discorso un attimino, certo. Le spiego meglio. Allora, noi abbiamo la sala operativa che è strutturata per ruoli, per cui abbiamo la prima fase che è quella della ricezione di cui abbiamo parlato e che è affidata a operatori tecnici. Noi nel nostro organico, diciamo oggi sono 4, in orario notturno sono 2 che fanno questa fase, qui. Poi abbiamo un sanitario, che è un infermiere, che è all'interno dell'area dei receiver, noi li chiamiamo così. Questo infermiere che ha la possibilità di, a parte, supervisionare tutta l'attività di quello che stanno facendo gli operatori tecnici e di intervenire facendo delle rivalutazioni, degli approfondimenti in determinati casi. Il receiver, l'operatore che gestisce la prima chiamata, utilizzando uno strumento che è un documento prescrittivo che ha definito la nostra azienda, ha l'obbligo di indicare un'attivazione immediata di un mezzo avanzato qualora sussistano determinati casi. In altri casi che sono più borderline sulla gravità, viene assegnata la rivalutazione all'infermiere, per cui l'infermiere prende in carico direttamente la scheda, rivaluta il filtro, decide se richiamare l'utente o meno o basarsi sulle informazioni rilevate dal filtro e decide se fare l'attivazione del mezzo avanzato. Diciamo che in linea di massima tutti quelli che richiedono un soccorso l'ambulanza gli viene inviata, ok? Certo. Il mezzo avanzato invece è un livello in più. Non serve in tutti gli eventi, per fortuna, per cui viene definito in base appunto a determinate caratteristiche, le risposte, la tipologia di evento, e se è necessario mandare e quale è necessario mandare. Per cui questa era giusto per dare un cappello introduttivo su come veniva definito l'invio. Senta, senza troppo entrare nel dettaglio della casistica, sì. Come funziona anche l'approccio
dell'operatore quando siamo di fronte magari a una chiamata concitata da parte di un cittadino, di una persona che racconta appunto l'emergenza, la necessità di cui ha bisogno. Qual è il tipo di approccio che l'operatore, immagino anche in questo caso sia formato, appunto deve assumere? Allora, l'operatore ha una formazione, diciamo, specifica anche in questo campo, anche se è veramente un ambito molto ampio. La realtà supera qualsiasi tipo di formazione, ovviamente. E soprattutto perché questi aspetti relazionali tramite il mezzo telefonico sono molto peculiari, per cui riuscire a avere una relazione telefonica per ottenere le informazioni che a noi servono in tutti i casi è molto complesso. Noi partiamo dalla consapevolezza che anche quando l'utente è aggressivo non ce l'ha mai con noi. Assolutamente. È una situazione di pericolo, per cui è spaventato, è aggressivo perché è una risposta singola, personale, a una situazione di stress, per cui noi, partendo da questo dato di fatto, cerchiamo di interagire per ottenere le informazioni che ci servono. Perché noi possiamo fare due cose: la prima, appunto, identificare quali sono i casi in cui serve o non serve un tipo di mezzo e quale mezzo; secondo, possiamo dare delle informazioni e delle indicazioni indispensabili per l'utente che ci ha imposto, pensi all'arresto cardiaco. Certo. Noi da qui possiamo dare indicazioni, anzi dobbiamo dare indicazioni di iniziare le manovre rianimatorie da parte dell'astante, di chi c'è sul posto, per cui lo guidiamo a fare la rianimazione cardiopolmonare anche se uno non ha nessun tipo di conoscenza. E la seconda cosa, possiamo guidare lui o chi c'è vicino a lui di spostarsi e andare a prendere un defibrillatore che è diffuso sul territorio. Insomma, questo un po' sono le cose che facciamo. La prima, appunto, individuare che cosa serve, e due, aiutare chi c'è imposto a fare le prime manovre indispensabili che possono fare la differenza, perché noi possiamo essere molto bravi, l'utente può essere fortunato che ha un'ambulanza che sta passando davanti e la possiamo dirottare e mandare lì, arrivare in pochi minuti, ma mediamente i tempi di intervento vanno dagli 8, 10, 12 minuti a seconda del territorio. Noi abbiamo delle aree anche, diciamo, molto lontane dai centri, per cui i tempi possono essere anche più lunghi. E in un caso come quello dell'arresto cardiaco è indispensabile intervenire quanto prima possibile. Per cui la differenza veramente la fanno le manovre in posto, e noi li guidiamo per fare queste manovre. Un'ultima domanda, Michela, al dottore, prima di spostarci in un'altra sala e lasciare appunto continuare il lavoro degli operatori senza troppo disturbare. Vediamo dei monitor, sì. Ci spiega cosa viene proiettato, che cosa vedete? Allora, vediamo in quel monitor che vede qui, il più vicino, vediamo tutti gli ospedali, diciamo, del nostro territorio, e vediamo il numero di pazienti che gli sono stati, di ambulanze che gli sono state mandate nelle ultime 2 ore e nelle ultime 4 ore. Okay. Per cui abbiamo un po' il carico. Questo è uno strumento non proprio aggiornatissimo nel formato, abbiamo uno strumento più, diciamo, più smart, che poi se vuole le faccio vedere nella saletta quella. Però da parte, comunque, sì, per sapere un po'. Certo, okay. Assolutamente. Nelle altre abbiamo, le telecamere di sicurezza, che così possiamo, e poi abbiamo quello che chiamiamo un sinottico, in cui vediamo il nostro territorio, le ambulanze che ci sono più o meno stazionate, il numero di eventi per codice, un po' i tempi di partenza, di arrivo in posto, e le liste di attesa che abbiamo sull'invio dei mezzi. Mi serve per monitorare, sì, ovviamente tutta, diciamo, la situazione. Diciamo che sono dei monitor ridondati, perché tutte le postazioni hanno già quelle informazioni sui loro singoli monitor, anche perché lei vede, gli operatori da questo lato, certo, non vedrebbero, non possono, nulla, per cui insomma chiaramente è un ridondare le informazioni. Allora, Michela, ti restituisco la linea, noi ci spostiamo in un'altra stanza e torneremo ovviamente ora a parlare di come è cambiato il modo di lavorare della sala operativa durante la pandemia. Grazie, a tra pochissimo, interessantissimo, insomma, vedere come funziona tutto questo sistema così complesso e che deve muoversi anche molto rapidamente per rispondere alle esigenze e alle chiamate che arrivano, perché abbiamo sentito, insomma, le domande, comunque le chiamate sono di diversa natura e quindi anche le urgenze devono essere valutate molto rapidamente per poter essere, insomma, pronti a rispondere.
cambio, apro un'altra parentesi, cambio argomento prima di appunto dedicare poi l'ultima parte della nostra mattina insieme sempre alla scoperta della Soreo dei Laghi. Cambio argomento, dicevo, parliamo di un altro tema di cui di queste settimane abbiamo parlato molto, insomma abbiamo cercato di capire che cosa cambia, come funzioneranno i matrimoni. Abbiamo visto che c'è il sì alla ripartenza, stanno appunto per ripartire questi eventi, ma con una serie di regole, di misure che devono essere rispettate. Abbiamo sentito parlare di Covid manager, abbiamo sentito parlare di spazi, di distanze, di mascherine, anche all'aperto. Quindi vogliamo fare un po' il punto della situazione con chi di matrimoni si occupa per lavoro. Quindi ritrovo con piacere Alessandra Moretti, che è il segretario generale di FederMEP, Federmatrimoni ed Eventi Privati, e approfittiamo appunto della sua competenza per capire come funzioneranno questi eventi. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata. Allora, si riparte, questa già è la notizia importante. L'ultima volta che ci siamo parlate, insomma, l'umore era evidentemente di altra natura, a fronte di un anno praticamente di stop e quindi con tutte le conseguenze del caso per tutta la filiera del matrimonio. Adesso abbiamo questo dato di partenza che appunto che si può ricominciare, ma bisogna capire in che modo. Ci aiuti a capire? Assolutamente, abbiamo necessità di un piccolo passaggio. Siamo in attesa, e credo che con oggi avremo finalmente i dati, siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale, perché come ci eravamo dette anche ieri, abbiamo delle indicazioni che sono state date dalla Conferenza Stato-Regioni e dal CTS, e sono delle indicazioni ben precise, ma siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale, cioè per far sì che queste indicazioni che sono state date da questi due organi vengano poi approvate da un decreto. Siamo ben speranzosi. Fino a una settimana fa si parlava di zona gialla e si parlava di regole ben precise all'interno della zona gialla. Si diceva che dal 15 di giugno sono consentite feste e ricevimenti conseguenti a cerimonie civili o religiose. Questo vuol dire per noi la riapertura del mondo degli eventi quali i matrimoni, le comunioni, i battesimi. Attenzione, ciò non vuol dire che ad oggi non si possa fare. Quello che non si può fare è la festa conseguente, certo, a tutto ciò. Anche se, permettetemi di dirlo, purtroppo sta succedendo. E anche nel nostro territorio lombardo. E la conseguenza è che chi lavora e rispetta le regole non sta lavorando e chi all'italiana non le rispetta sta lavorando. Vi sarà venuto all'orecchio di una serie di controlli che sono stati fatti, sono stati chiusi i ristoranti, location, multati ospiti, sposi e quant'altro. Ecco, noi siamo in attesa che tutto ciò svanisca, che finalmente venga consentito il festeggiamento con delle regole ben precise. La grande novità delle ultime 48 ore è la zona bianca. Zona bianca, bravissima. E noi abbiamo in Lombardia la prospettiva del 14 giugno addirittura, perciò un giorno prima rispetto alla fatidica data del 15. Che cosa si potrà fare? Ad oggi non abbiamo ancora delle certezze matematiche, ma possiamo essere ben speranzosi. In tantissimi ci stanno chiedendo del Green Pass. Allora, che cos'è il Green Pass? Ricordiamoci che a breve ci sarà anche, e l'ha detto il Premier Draghi, il Green Pass europeo. Ma il Green Pass per gli eventi privati e dei matrimoni relativo a quello che è stato dato come decreto legge pochi giorni fa, è avere in possesso un certificato vaccinale, almeno anche la prima dose, 15 giorni dopo la prima dose, un certificato di guarigione dal Covid, oppure un tampone effettuato le 48 ore prima. Che sia negativo. Ora, ovviamente. Bravissima. Nessuno però ad oggi, nelle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e che sono state anche validate, parla di Green Pass. Perciò questo è l'unico importante snodo e fattore
che solo con un'ordinanza ministeriale potremo svelare. Quello che sappiamo è che le regole, a prescindere dal Green Pass, non si discostano molto da quelle che erano state le regole dello scorso anno. E sono regole che prevedono la salvaguardia della salute, perciò in primis la sanificazione, il distanziamento sociale, logicamente quelle che è l'informazione di tutti gli ospiti, di quelle che sono le regole, e la misurazione della temperatura all'ingresso, il mantenere l'elenco degli ospiti per 14 giorni, certo. Ma attenzione, non serve un COVID manager. Ecco, questo volevo chiederle, perché da davvero tante occasioni abbiamo parlato di questa figura e vogliamo capire di che cosa si tratta, come deve essere individuato, se è indispensabile. Non è indispensabile, non ne parla né la conferenza Stato-Regioni, né il CTS, né il Ministero. Anche nell'ordinanza ministeriale, il decreto legge che, nel quale si parlava della zona gialla e perciò della ripresa dei matrimoni e degli eventi correlati a cerimonie dal 15 di giugno, che ripetiamo probabilmente viene anticipata con le zone bianche in alcune regioni, alcune già da settimana prossima, non si parla di COVID manager, anche perché analizzando la parola manager, il manager è colui anche che garantisce, che gestisce, e dunque era una situazione molto complicata che entrava non solo nei termini anche di quello che è la privacy, ma anche nei termini di quello che è una garanzia legale. No, ma infatti non si capiva, a mio avviso, o comunque il dubbio di molti era: è una figura esterna che, non so, deve far parte delle vostre equip, dei vostri staff, oppure una persona ulteriore che devo andare ad individuare, è una persona della famiglia che, come dire, incarico di questo ruolo? Erano tanti i dubbi legati a questa figura. Lo so, ma sai, questo, l'Italia ogni tanto è colorata, no? Ci si crea delle figure mitologiche. No, il COVID manager non serve. Resterà una figura mitologica. Ciò non toglie che comunque ci dovrà essere qualcuno che è responsabile comunque di raccogliere questi... Un referente. Un referente. Chi è un referente? Può essere il maître, il caposervizio, il direttore di sala, della location, la wedding planner. Insomma, quando ci approcciamo comunque ad un evento, quale un matrimonio, un ricevimento per un battesimo, una comunione, una cresima, un bar mitzvah, insomma, abbiamo un referente organizzativo, c'è qualcuno al quale ci rivolgiamo che fa un po' da capofila. Ecco, è questa la persona che, come normalmente accadeva in passato, diventa il punto di riferimento degli festeggiati. Anche in questo caso. E questo sarà. Volevo chiederle un'altra cosa, proprio come dire, entrando proprio nel cuore del vostro lavoro. Gli sposi che avevano rinviato le nozze, che come dire erano anche un po' depressi, mi lasci passare il termine, perché si sono visti sfumare i festeggiamenti o comunque il sogno magari di una vita, come stanno recependo queste indicazioni e effettivamente si sta ripartendo? Perché ho pochi minuti prima di tornare poi all'altro collegamento. Assolutamente, io posso dire che è un po' il pathos è un po' diviso a metà. C'è chi dice io il Green Pass non voglio farlo, c'è chi dice ma non c'è problema, perché tanto anche se voglio viaggiare comunque devo avere certe normative. Perciò è un po' bivalente la situazione, però vi posso assicurare che c'è tanta voglia di ricominciare a festeggiare, c'è tanta voglia di finalmente convolare a nozze, e sono certa che le regole che verranno date sono regole ormai assodate e che non vieteranno certo di vivere la festa come se l'erano immaginate, come noi possiamo organizzarla e programmarla. Ecco, non, ma voi come dovete organizzarla? Il vostro lavoro come cambia in questo, cioè, a fronte di queste indicazioni, al netto che molte sono quelle che erano poi state previste già lo scorso anno? Ma guarda, non cambia granché. Federmep ha messo in atto e messo in scena 2 settimane fa una simulazione di come deve essere fatto un matrimonio. Vanno garantite il distanziamento, che è almeno 1 metro, per esempio a tavola. Perciò anche qui non si dà indicazione, non c'è più il 4 persone a tavola. C'è una identificazione di quello che è il distanziamento sociale tra persone non congiunte, che deve essere di almeno 1 metro. I buffet devono essere serviti, ovvero deve essere garantita il fatto che non vengano toccate le derrate alimentari dagli ospiti, perciò anche in monoporzione sono auspicabili. Si può ballare,
che è un'altra cosa tema, che tutti chiedono, non sono i 15 minuti. Allora voglio specificare la questione dei 15 minuti, perché anche ieri in alcune trasmissioni l'abbiamo visto. Voglio specificare questo: le regioni in Italia hanno la possibilità di rendere i decreti più restrittivi rispetto a quelli nazionali. Ora, ci sono alcune regioni, in questo caso la Puglia, che ha identificato la possibilità di ballare per 15 minuti e poi attuare la reazione e quant'altro. È una cosa che ha identificato la Puglia, ma non è detto che venga fatto in Lombardia, per esempio. Non c'è ad oggi un'indicazione ministeriale o del CTS che parli di quantitativo temporale, però che cosa deve essere garantito? Marito e moglie, i due sposi certo che possono ballare insieme, sono congiunti, però non si può pensare all'effetto discoteca, anche perché ricordiamoci che le discoteche restano ancora chiuse. Anche qui aspettiamo delle indicazioni su quest'altro mamma tema. Mamma mia, veramente. Ecco, non possiamo pensare a quel momento di ballo conviviale, uno attaccato all'altro. Ci si inventerà i balli di gruppo, ci si inventerà comunque un modo per festeggiare, ricordarsi sempre distanziamento sociale e con mascherina. Perché la mascherina deve essere tenuta all'aperto, ipotesi, ti alzi, vai a farti una passeggiata a rispondere a una telefonata in solitudine, puoi anche togliere se sei all'esterno la mascherina, ma nel momento in cui tu sei a contatto con le persone, anche all'esterno, non puoi garantire il metro di distanza, la mascherina, va messa, va, perché ricordiamoci che va sempre indossata, anche quando ti alzi dal tavolo per andare, per esempio, al buffet o alla toilette, per intenderci. La mascherina va tolta nel momento in cui, come al ristorante, mangi. Perciò non penso che siano delle regole così complicate da inficiare la voglia di festeggiare, di tornare a gioire. Ecco, e qui perdonatemi di in questo momento di sensibilizzazione, ma il compito di FederMep in questo anno è stato titanico e l'avete anche documentato. La nostra continua azione lobbistica e politica ha portato oggi ad essere risultati. L'associazione rappresentativa presso le sedi istituzionali ha dei risultati che vi posso garantire sono immensi, lo potete vedere, ci sono altri settori che apriranno molto più in là o non hanno ancora una data. E io tra l'altro sono proprio sul vostro sito, che vorrei mostrare grazie alla regia, insomma, dove sono indicate anche tutte queste informazioni di cui stavamo parlando con lei. Assolutamente. E quindi tutte le precisazioni necessarie proprio per i futuri sposi. Ecco, l'unica cosa in chiusura, volevo solo capire, ma gli sposi all'altare la mascherina la possono togliere? Sono congiunti, la regola è quella. Lo quindi diventano in congiunti. In quel momento si congiungono e quindi almeno questo, insomma, il sì lo possono dire a mascherina tolta. Il bacio, come fare? Qualcuno dice non baciare, sposi baciatevi, assolutamente. Alessandra Moretti, la ringraziamo moltissimo ancora. Grazie per voi. Essere intervenuta e le auguriamo un'estate di grande lavoro. Grazie immensamente, a presto. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. E allora ringraziamo appunto Alessandra Moretti di FederMep che ci ha aiutato a fare il punto anche su questo settore e sulla ripartenza. Ho praticamente poco più di 10 minuti e li devo concedere tutti a Vittoria Dolci, perché ci fa continuare questo viaggio all'interno della Soreu dei Laghi. Sì, siamo in compagnia del dottor Franchi, ci troviamo all'interno di questa stanza, pensate, creata in una sola notte per l'emergenza Covid, è così, vero dottore? Esattamente, dopo i noti fatti di scoperta del caso 1 del paziente a Codogno, si è creata un'attivazione su tutto il sistema regionale per dare un'adeguata risposta all'emergenza Covid e alle emergenze sanitarie ordinarie che c'erano contemporaneamente. Non so se tutti gli ascoltatori ricordano, ma nel febbraio 2020 c'erano dei casi ancora di influenza, quindi c'erano persone che avevano febbre per un episodio influenzale, e quando si è scoperto il primo caso di Covid c'è stato un grosso numero di chiamate per pazienti con la febbre, spaventati, convinti di avere il Covid.
Fortunatamente per la realtà che gestiamo, quindi l'area di Varese, Como, Lecco e l'Alto Milanese, non era ancora una vera e propria diffusione di Covid, sicuramente qualche caso già vi era, ma erano pazienti febbrili per cause molto più, diciamo, banali, ma che avevano destato ovviamente una grossa preoccupazione. Quindi c'era la necessità di creare una sorta di unità dedicata, che è questa saletta, dove del personale medico ed infermieristico forniva consulenze e prevalentemente tranquillizzava la popolazione che era spaventata per questa patologia nuova anche per noi medici, bisogna essere onesti, e quindi abbiamo cercato di dare il massimo per far in modo che la popolazione avesse una risposta a 360 gradi, emergenza e anche talvolta rassicurazioni oppure chiarimenti o indirizzamento. Ecco, esatto, l'abbiamo detto anche prima, abbiamo sottolineato questo aspetto che tante volte la realtà supera qualsiasi tipo di formazione, eppure il vostro ruolo prevede anche questo, in una situazione di emergenza come quella appunto dettata appunto dal Covid-19, ecco il ruolo anche che avete dovuto ricoprire, anche quello di assistere moralmente e psicologicamente le persone in questa prima fase, quando ancora appunto era tutto in via di sviluppo e non si conosceva ancora benissimo la realtà dei fatti. Dottore, le chiedo appunto come è cambiata la situazione qui appunto all'interno della sala operativa, se possiamo fare un raffronto tra marzo 2020, quindi parliamo proprio dell'inizio dello scoppio della pandemia, e marzo 2021, ecco, a un anno com'è cambiato? Sicuramente c'è stato un cambio epocale nel modo di gestire l'emergenza, anche perché banalmente gli equipaggi adesso, come li vedete, spesso hanno dovuto effettuare delle modifiche operative, quindi indossare dei sistemi di protezione e tutto quanto. La realtà per fortuna è completamente diversa, perché abbiamo una popolazione consapevole, anzi approfitto dell'occasione per ringraziare, viene fatto raramente, ma tutti gli sforzi che avete fatto, le privazioni che vi sono state imposte ma che avete rispettato, almeno per tutti coloro che l'hanno fatto, ci hanno veramente aiutato, perché marzo 2020 il sistema ha dovuto rispondere ad una grossa e improvvisa emergenza, quindi in questa sala operativa si è dato supporto ad altre realtà regionali che erano più colpite, la popolazione rimanendo a casa inconsapevolmente ci ha molto aiutato, perché si sono ridotti notevolmente gli incidenti stradali, l'attività sportiva può purtroppo talvolta determinare degli incidenti, e soprattutto per esempio in montagna, che portano via, in un certo qual modo, sottraggono risorse al soccorso ordinario. In quel momento non ci potevamo concedere il lusso di dedicare tante risorse a soccorsi che erano evitabili, come quelli appunto. E quindi il grazie veramente alla popolazione che ha aiutato il sistema sanitario, in particolare il sistema di emergenza, a dare una risposta che è stata la massimale possibile. Noi abbiamo messo proprio tutto noi stessi, come uomini, come professionisti, per far fronte ad un'emergenza epocale. Adesso ci troviamo in una situazione, per fortuna, completamente diversa. I vaccini hanno sicuramente giocato un ruolo determinante, e quindi l'invito è sempre a seguire le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità e seguire i programmi vaccinali, che sono la vera risoluzione della problematica, e la ripresa di una vita normale, perché dobbiamo pian piano tornare ad una normalità, ma non dimenticandoci quelle che sono state le buone abitudini che abbiamo acquisito, banalmente i dispositivi di protezione, il lavaggio delle mani, ma anche i comportamenti. Andare a svolgere attività estreme, se non si hanno le competenze, espone ad un rischio, e questo rischio si ripercuote poi sul sistema, che deve rispondere e stressa il sistema
in un momento dove comunque dobbiamo gestire la patologia Covid, che è comunque ancora presente nei nostri territori. Assolutamente, dottore. Parlando invece di cifre, di numeri, ad oggi, quindi una situazione post-pandemica, insomma siamo in via di uscita, anche se, come diceva appunto, c'è ancora la presenza del virus. Quante sono più o meno le chiamate, le uscite? Ecco, se ci può dare qualche dato grosso modo. Allora, mediamente, poi sono fortemente influenzati da fattori che sono climatici. Certo. Sicuramente i weekend di bel tempo sono per noi un incremento degli interventi. Comunque mediamente abbiamo 500, per ciò che concerne la nostra sala operativa, 500 interventi al giorno. Parliamo però di un bacino di circa 2 milioni di abitanti, quindi è un numero considerevole che determina un'attività intensa, però proporzionata ad una popolazione estesa, perché mi permetto di ripeterlo, la sala operativa dei Laghi gestisce un territorio vasto, che è Varese, Como, Lecco, l'Alto Milanese, quindi la zona di Legnano, mentre le altre tre sale operative esistenti in Lombardia sono una che è dedicata alla città metropolitana di Milano, il territorio della Brianza, un'altra che gestisce il territorio alpino, quindi Sondrio, Brescia, Bergamo, ed è situata a Bergamo, e un'altra invece che gestisce tutta la zona pianeggiante della regione, quindi sita Pavia, è la Sorio della Pianura, e gestisce tutta la parte di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia stessa. Ecco, il collega, parlando appunto della vostra attività, diceva in realtà appunto è costante, nel senso, anche lei lo stava dicendo, weekend di bel tempo magari si ha un incremento, ma su per giù durante l'anno, durante 365 giorni, è un'attività costante. È cambiato però qualcosa oggi rispetto al periodo pandemico, ovvero all'inizio? È cambiato qualcosa proprio nel modo di lavorare? Voi avete avuto, cioè avete preso spunto per migliorarvi? Ci sono stati dei cambiamenti che sono nati poi da un'emergenza totale, allora, epocale, come l'ha definita lei? Ci sono stati dei cambiamenti che sono stati innanzitutto nella popolazione. Di ogni evento avverso bisogna cercare il lato positivo. La popolazione si è accorta che la salute è un bene prezioso da difendere, la propria salute, il proprio sistema sanitario, quindi il primo cambio è stato da parte della popolazione. Poi noi ovviamente come sistema abbiamo dovuto adattarci alle diverse richieste, banalmente un paziente con la febbre adesso per noi è un elevato indice di attenzione, un paziente con difficoltà respiratoria è un elevato indice di attenzione. Abbiamo dovuto sviluppare quindi una maggiore sensibilità in tutta quella che è la patologia infettiva, che prima era per noi una piccola parte della nostra attività, che per fortuna col bel tempo, con le vaccinazioni si sta riducendo, ma comunque non ci autorizza ad abbassare la guardia, perché il nostro compito, così come quello dei medici di medicina generale, è fare da intercettori di eventuali emergenze sul territorio, quelli che vengono definiti cluster, cioè perché, ricordiamolo, se qualcuno non rispetta le regole ed è contagiato dal virus Covid-19, all'interno del nucleo familiare rischia di trasmetterlo, se non ci sono appunto condizioni di sicurezza, che sono appunto la vaccinazione, il distanziamento, il corretto isolamento e un adeguato utilizzo delle risorse. Quindi è importante che se una persona non sta bene contatti il proprio medico di base, gli faccia presente qual è la sua situazione, in modo che riceverà informazioni, rassicurazioni e, se necessario, anche poi una valutazione ospedaliera. Grazie. Di fatto lo ha già detto, dottore, però immagino, ecco, che siamo in chiusura. Un ultimo appello, se posso, Michela. Ci troviamo in questa stanza che immagino porti alla mente tantissimi ricordi di emergenza, è stata creata ad hoc per il Covid. Qual è l'invito ai cittadini per non gravare proprio su questo, allora, sistema? Pochi secondi abbiamo, sì. Di non dimenticare cos'è stato il passato, quindi marzo 2020,
è stata un'esperienza pesante. Marzo 2021 è cambiato, ora siamo a maggio, andiamo verso la bella stagione, dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono date dalle istituzioni, di fare una vita normale, ma non deve essere un eccesso di mesi in cui si è dovuti rimanere in una condizione di restrizione, perché altrimenti si rischia l'eccesso. Di fare una vita normale andando all'aria aperta, ok, evitando di fare appunto eccessi o addirittura cimentarsi in imprese che non si sono mai fatte prima, col desiderio appunto di voler riemergere. Chiarissimo, dottore, il suo invito. Grazie noi mille. Ti salutiamo e ti restituisco la linea. E ringraziando il dottor Franchi e il dottor Caresani, ringraziamo ovviamente tutti gli operatori sanitari, tutti gli operatori del soccorso che sono davvero il nostro primo punto di riferimento quando siamo in difficoltà e le persone che ci permettono insomma di salvarci la vita in moltissime insomma situazioni di difficoltà. Grazie davvero a tutti loro, noi siamo davvero arrivati in chiusura, vi ricordo il nostro TG alle 12.30. A proposito di campagna vaccinale vi volevo dare anche un'indicazione che arriva dal Ticino, dal Corriere del Ticino, dove sono partite le vaccinazioni agli over 16, questo dunque l'ultimo flash che vi volevo dare di questa mattina insieme. Il TG alle 12.30, per quanto riguarda i TG più Today, ci salutiamo, l'appuntamento è per lunedì mattina. Buona giornata.